Se questa carta, e per l'amor di Dio clippate e mandatela anche nel Christoph Poli per quello che mi riguarda, se questa carta entra in tutti o comunque gran parte o comunque anche solo due o tre dei mazzi tier 1 del meta che si creerà, porca troia, faccio una live con la faccia verde, vestito di verde su un green screen verde che Dio Cristo non mi vedete neanche. È una merda. A few moments later. Prima di iniziare il video però tu devi lasciare like tattico, cazzo. Tu devi lasciare like perché oggi siamo di fronte al tier 1, 105% di win rate, spacca meta, devasta Ani, Albatros, Galakrond, Priest. E quindi tu devi assolutamente mettere like, amico mio. Amici miei, siamo infatti quest'oggi di fronte a quello che è un mazzo super meme, un mazzo instant, veramente spettacolarmente meme, che oggi non potevo fare altro, ragazzi, che portarvi qui su YouTube. La partita che state per vedere, a parte essere una partita fenomenale, è stata la prima partita che ho fatto non appena ho fatto Legend. Vi ricordo che Legend l'ho fatto col Shirvalla Paladin, il mazzo che trovate nel video che ho caricato ieri, basta che andate sui video e andate a vedervi quello spassato, e la partita immediatamente successiva è stata quella con l'Albatros Pala contro un Shirvalla Pala, scusate, Albatros Priest contro Shirvalla Pala, quindi proprio l'apoteosi dei meme. Ho appena finito di giocare un mazzo, ci ho fatto Legend, vado a Legend e lo counter con un mazzo meme, non so come, cioè quale costellazione abbia permesso questo, ma è successo. Ragazzi, non voglio spoilerarvi assolutamente nulla, io vi dico che dovete assolutamente lasciare un like perché questo video se lo merita. Mi rimangio tutto quello che ho fatto sull'Albatros e se guardate fino a fine video ho pagato il mio pegno, quindi vi invito a guardarlo fino alla fine, la parte super finale è molto importante. Io non posso fare nient'altro, ragazzi, che augurarvi una buona visione, ricordarvi che in descrizione trovate tutti i link per seguire Twitch dove facciamo queste cose, Instagram, Instant Gaming, eccetera eccetera. Vi auguro una buona visione, un buon sabato e Albatros Priest, raga, che vedo Albatros Priest. Andiamo! E la madonna, questo qua si chiama Troietti. Oh raga, aspetta, raga, magari no, aspetta, devi fare un cambio, levo Mazzi Spell per fare Mito Sacro, troppo tardi. Aspetta raga, se questo è Shirvalla Pala, raga, se questo è Shirvalla Pala, oh no, vabbè, sarebbe, io raga, se questo è Shirvalla Pala, poi smetto di giocare a Darkstone stasera. No, no, smetto, vado su, torno su WoW. Non è possibile, raga, se è Shirvalla Pala, si chiama Troiettino, peraltro. Mi rifiuto. Quindi l'idea del mazzo è cercare Albatros o il 2-3. Certo. NFN, Hard Mulligan per il 2-1 e 4-3, e poi vince di Galakrond con l'Hero Power. Ero convinto che vinca sto mazzo, capito? Però cerchiamo l'Albatros e invochiamo Galakrond. We need Albatros. Oh, questo qua potrebbe essere perfetto con l'Albatros. Non devi non smettere che devi far test. No, oh, se questo è Shirvalla Pala e io vinco perché è Shirvalla Pala, raga, io chiudo la partita. No, raga, chiudo la partita. Che poco, cosa posso fare? Questo qua non è Shirvalla Pala. Che mazzo di merda è uno che fa Hero Power due turni di fila? Con cosa hai tato Legend? Con questo mazzo, amico mio. Te lo consiglio, è un po' costoso. Però, cioè, in realtà non è tanto costoso, solo due leggendarie. Questo mazzo qua è perfetto, amico mio. Salve, Troiettino. Però devi far passare il turno, amico mio. Non so se tu sia mio follower o cosa, però... Lo mandi a fanculo il tipo? No. Il vostro sangue. Devo trovare cosa, però, io? Devo trovare l'Albatros. Oh, raga, se vinco sta partita, smetto di giocare ad Hearthstone per tutta la vita e crafto due Albatros dorati. Stasera. Li crafto dorati tutti e due. È veramente Shirvalla. Puttana merda. È veramente Shirvalla, oh. Puttana. Comunque c'è un problema. Non c'è l'Albatros. So se state notando, ma non trovo l'Albatros io. E visto che è fondamentale contro di lui, mi dà molto fastidio sta cosa. Codice del deck, non lo so. Fornisce un servitore, evoca due copie di se stesso. Raga, non sto trovando l'Albatros. Però giocherò Galakrond in tempo. Che te devo dire? Tempo Galakrond. Ma Albatros Priest è counter di Shirvalla. Paradossalmente, il mazzo con cui mi ha portato Legend viene counterato da sta merda. Ed è molto strana come cosa, se proprio ci pensi un attimo. Però è così. Però sembra che sia così. E lui sembra che sia Shirvalla, peraltro. Sì, ma se non pesco l'Albatros io perdo.
È incredibile sta cosa comunque. Molto figa. Prima partita Legend, trovi il tuo perfetto giocatore che puoi counterare. Sì, ma Troiettino, io non so se sia un nome italiano, mi stai snipperando, tua sorella fa il tuo nome o cose simili. Però per l'amor di Cristo, muoviti, man, dai. Non ci vuole fare un turno, ci fa la palla, l'ho giocato fin adesso, hai un mana, che cazzo devi fare? E pensando alle cose, dai. Che mazzi hai fatto Legend? Questo, amico mio. Con questo. Che Albatros Priest. Tendenzialmente è forte, eh. Soffre un po' gli aggro, ma vinci contro i contro. Niente, raga, è morto. Oh mio Dio, se devo fare un game così concedo. Concedo, raga, concedo. Mi sta sniperando, ma che mi sniperi? Lo sa che perde. Man, Troiettino, se mi stai sentendo, mettetela via, man, hai perso. Cioè, la partita è finita. La partita finisce adesso. Inizia e finisce. Ora. Uso il coin perché sennò brucio una carta. Troiettino! A parte che si, quando una persona fa così, Troiettino, si capisce che stai sniperando. Ok, ti do un consiglio, io sono un maestro dello sniping, non l'ho mai fatto ma sono un maestro. Fai finta di giocare a carte, fai tipo così, tocchi la board, sai, muovi le carte, così non sembra che stai sniperando palesemente. Sembra che ti stai facendo una sega mentre stai giocando ad Hearthstone, capito? Però comunque sembra, ok. Così è un po' palese. Addizione Blessing gioca. È arrivato? Non è arrivato ancora. Still no Alba. Niente, Troiettino, raga, amico mio, è palese che stai sniperando. Ti chiami Troiettino. Nome di merda, tra l'altro, con tutto rispetto, amico mio. Se ti conosco, mi dispiace, hai tutto il mio rispetto. Fammi pensare. Va bene. Amico mio, fai una bella figura con la chat, va bene. Gioca il coin, solo tramonto. Ma quindi io adesso devo giocare il rintocca morte... Rintocca morte, me lo faccio killare e piglio i due alba, praticamente, no? Oppure voglio fare altro. Rintocca morte, 4 mana left. Devo giocare Psycho Pump, se no magari torna vivo lui. Sì. Potrebbe esserci, magari pesco l'albatros adesso e vinco, se no. Shadow figure, no. Oh, se qua trovo il 2-1 va bene. Beh, non lo gioco. Ok, perfetto, allora. Brucerò una carta. Facciamo così, così diventano... No, è troppo forte se lo faccio dopo questo. Rip! Brucerò una carta. Show me what you got, bro. Man, sniperami. Guardami la mano. Guardami la mano. Manca il pezzo mancante. Manca la carta che io ho detto. Raga, ve l'ho detto, raga. Io l'avevo detto. Vi invito anzi a recuperare la clip. Quindi qualora vi manchi la clip, raga, per cortesia, guardatevela. Io l'avevo detto che Albatros sarebbe stata una carta fortissima, che avrebbe counterato la gran maggioranza dei mazzi qua fuori. Un mazzo fortissimo, un mazzo che countera i mazzi monocopia. Un mazzo... è forte da solo, ok, forte da solo. Quindi l'Albatros è fortissimo, 5 stelle su 5. E mi raccomando, mi raccomando. Cosa? Non lo so, però mi raccomando, giocatelo, è molto forte. Rintocca la morte. Pensiamo Albatros. Carissimo, quanto tempo. Non ti ho mai avuto in mano. Ti ho mai avuto in mano. Ti giuro, è la prima volta che ti ho in mano. By the way, we can do a lot of things now. For example, Alba. Rinascita. Finito. Perfetto. Molto bene. Molto bene, raga. Un mazzo è proprio, lo vedi, quando un mazzo è forte. Quando un mazzo è forte, cioè, quando una carta è forte, come l'Albatros, lo capisci subito. Raga, come fai a dare meno di 4 stelle a sta carta? Ma è palese che è fortissima, raga. Cioè, lo capirebbe anche un sordo muto, un sordo cieco. 5, raga. 5. Non puoi dar doppia rinascita a un minion. Beh, io l'ho fatto, ok? Io l'ho fatto e non me ne pento. Non lo so perché due rinascita, non sapevo che non potessi darcela. Non l'avevo mai fatta questa combo, raga, la prima volta. Ma non preoccupatevi, è comunque molto forte il mazzo. Performerà comunque bene e vinceremo comunque la partita. Va bene? No, raga, è fatto apposta. Legend plays, vaffanculo, è fatto apposta. E raga, il mazzo è così forte. Sapete, no, quello che dico io, no? Sapete, no? Caduto tutto il teatrino del Legend, prima è caduto comunque. È molto semplice, ragazzi, un mazzo... ma lo vedi quando un mazzo è forte? Cioè,
così forte che anche se misplay non è importante, ok? Va bene, quello un po' particolare questa carta, ma va bene. Lo vedi quando mazza è fortissimo? Lo vedi proprio, lo capisci al... capito? Autoplay. La carta è forte, la giochi, anche se misplay. Solo misplay, perché il mazzo vince comunque alla fine dei conti, no? L'importante è vincere. Lo diceva anche... ecco, non diciamo chi perché mi manca. Quinta volta che va a rope, il ragazzo non vuole divertirsi con noi. Punisce l'antolo di morte che evoca un po' di copie di se stesso. Benissimo. Puoi usare un po' di time out, ma prima o poi gli Albatros dovranno morire. C'è un modo per uccidersi gli Albatros in questo mazzo? C'è Mass Hysteria. C'è Mass Hysteria. C'è Mass Hysteria, chat. Può arrivare Mass Hysteria. E nel momento questi sono 4 Albatros ciascuno. No, quanti sono? Boh. Non so, sono 3 Albatros l'uno, perché Rinascita che evoca 2 copie di se stesso. Quindi 2, sono 4, 8, 12, per 24 Albatros sono. Mi sono fatto male i conti. Perché sono il doppio, no? Perché rinascono tutti e ognuno di questi evoca copie di se stesso. Però manca la carta per ucciderseli, chat. Potrebbe diventare un problema. La madonna. Potrebbe essere un problema, e voi scherzate, ma non ho le carte per uccidermele. Avrei potuto far lui anche, però. Holy Rifle. Ripple. Bene. Non li curo, così muoiono da Consecration. Dai. Carissimo. 5 Albatros. Sono... allora, abbiamo detto. Questo qua quando muore respawna e ne evoca 2. Vabbè, non c'è lo spazio in board, perché non c'è lo spazio in board. Ok, non c'è lo spazio in board. Però, se ci fosse lo spazio in board, sarebbe lui... Reborn e 2 copie, quindi 2 Albatros, il Reborn altri 2 e i cosi, quindi sono ognuno 4, 4, 8, 12, 16, 20, per 2 sono 40 Albatros nel mazzo avversario, 40 uccelli di merda. Che figlio della merda però, io non posso uccidermeli raga, questo è un problema, devo trovare per forza Mass Hysteria, ma per forza Mass Hysteria. Ma assistire oppure come me li uccido, se no? Perché c'è Plague of Death in questo mazzo? Non si sa. Non si sa il perché. Perché, raga, lui vince se non trovo Mass Hysteria. E la madonna, lo fa. Lo fa. Christology. Lo fa! Ok. Come? Ah, posso uccidermi con la spell, se no, è vero. Vabbè, dai. Guadagniamo un po' di tempo. Game sometimes, bro. How can I? Ok. Se mi fossi ucciso in tocca morte, non potevo sapere cosa spawnava. Che verso di merda sta quando attacca questa carta, Gesù Cristo. Vai. Prego. 8 carte, c'è un c'è lo stronzo. Vuol dire che Shirval nel mazzo si ha fatto la spella 1 comunque, la spella 5. Proiettino mi sta sniperando e cazzo. Mi serve un altro time rip oppure Mass Hysteria. Se no va bene anche Mass Dispel che pesco. Quindi le carte buone sono 2 i Mass Dispel. Brucia un Albatros. Figlio di puttana. Devo assolutamente pescare Mass Hysteria, raga. Ma veramente adesso. Se no, non counteriamo neanche l'unico mazzo che possiamo counterare. Ripeto, carte forti sono. Sai che se mi uccido. Sì, allora sono. Time Rip, Mass Hysteria, Mass Hysteria, Mass Dispel, Mass Dispel. 5 su 14. Agire in fretta. Mi sta sniperando e ce la sta facendo, incredibile. Se non pesco Mass Hysteria, secondo me è persa, È molto probabile, anzi, che è persa. È molto probabile.
Non fa neanche hero power, giustamente, lui invece lo fa. È l'errore questo. Wow! Time for a lot of blood, man! Non ti attacco neanche faccio. Woohoo! Quanti sono quelli che vengono mescolati? Enough! Quindi siamo a quota 4. 6. 8. 10. 12 mi sembra, no? 12 albatros. Più uno brucia... No, no, 12, 12. Totali 12. Ok, amico mio, non rimuovermela sta board, mi raccomando. Credo che tu abbia pescato un albatros, è abbastanza probabile. Cioè, conoscendo la probabilità, è molto probabile che tu abbia pescato un uccello. E la cosa bella è che io non ti attaccherò con gli albatros. Perché tu adesso dovrai fare Quality Consecration e dovrai essere tu che ti metti gli albatros nel mazzo. Non sarò io, lo farai tu, troiettina. Fammi perché così ti devo chiamare a te. Fallo, fai quality consa, fai quality consa, fai shrink ray consa, fallo. Fai quello che devi fare. Wow! L'ha fatto! Non pensavo lo facesse veramente! L'ha fatto, ragazzi, l'ha fatto! Quanti sono? 26 sono! Non spammate albatros merdosi! Funziona solo adesso, non funzionerà mai più! Sono 25 uccelli, tipo una trentina di uccelli sono, che cazzo ne so! Mi scalma tu sfida alla Befana. Oh mio Dio, sento solo i versi di questi uccelli di merda nel mio cervello. Figlia a caso. Sì, man, vai, altri, vai, fallo. Sfogati, amico mio, sfogati. Devo settare Galakrond, Dio. Sfogati, amico mio, è giusto che tu lo faccia. Raga, qualcuno sta... Neanche mia... Ma perché... C'è un ragazzo in chat che ha scritto neanche mia madre prende così tanti uccelli. Ma perché, man? Perché sta cosa? Ma perché sta cosa te la sei detta da sola? Ma perché, man? Ok, seri now. Seri cosa? Ora aspettiamo prima di giocare all'Alleluia Albatros. Grazie, Nazar. Distruggi due servitori nemici casuali. Mi dispiace, Albatros, dovete morire. Però. Mi dispiace, ma dovete morire. Ok, abbiamo circa una 20 turni tranquilli. Prima di perdere la partita. 20, poi comunque è improbabile che noi vinciamo, eh. Grazie, Nazza, per i 200 bit, veramente. Grazie mille, spammate Albatros. Ok, lui ha 30 Albatros nel mazzo, circa. Raga, qualcuno ha fatto il credo Albatros, sì, insomma. Credo 30, una roba del genere. Murischi di perdere da tutti gli 1-1 che mette. Ma infatti c'è Holy Ripple in questo mazzo, raga, io l'avevo detto. Questo mazzo è palesemente un mazzo tier 1. È un mazzo che chiaramente è fortissimo, ragazzi. Io vi stra il consiglio, vi invito anzi di farlo, perché è un mazzo veramente forte. È un mazzo veramente, veramente forte e ve lo consiglio. Consiglio veramente. Ve lo consiglio, raga, l'avevo detto anche in fase di review. Sarebbe stato un mazzo che avrebbe dato tantissime soddisfazioni, così è. L'Albatros, come ho già detto, è una carta che merita dalle 2 alle 8 stelle, quindi ve lo consiglio allegramente, perché è veramente molto forte. Pensa che hai fatto il misplay di Reborn. Ma non era un misplay, è fatto apposta, man. Fatto apposta. Io posso fare una domanda? Agire in fretta. Ma... Ha giocato Zephyrus! È impazzito del tutto. Mi sa che non gli è ben chiaro il funzionamento. Per me posso anche perdere la partita. Non mi interessa niente adesso. Ok. Oh,
albatros questa! No, dai, non è vero, sono morti 48 albatros! Ma seriamente, ne saranno morti 10! Quando è così tanti uccelli che non si capisce più nulla. Io credo che lui abbia un altro albatros nel mazzo. Questo sentore, ragazzi, abbia un altro albatros nel mazzo. E esatto, e peraltro voglio dire, nice sniping by the way, visto che sta sniperando pure, visto che ci mette 68 minuti. Fammi con cosa hai fatto Legend? Con questo mazzo, amico mio? Con questo mazzo? Cioè, come fa? Cioè, man, con questo? È fortissimo? Ma ti sembra? È OP. Ne sono morti 18. 18, raga, e mi ha rispawnato lui che ne è morto 3 volte. Ha giocato un albatros. Interessante. Capisco. capisco. Oh, madonna di Dio. Tome, per l'amor di Dio, basta, sniper, hai perso. Fai andare avanti la partita perché ci divertiamo. Ma hai perso, troiettino. Stai sniperando da inizio game, man. Capisco il tuo voler vincere. Non importa. Capisco il tuo voler... Ma basta, man, basta. Finisci sto cazzo di game. Gioca a carte, vai, fammi 25 danni in faccia. Uccidimi, cazzo. Oh, strano. Io l'ho gasato, ho detto, magari ci crede, invece no. Invece no. Fa male ti albero per non andare, eh. Fanno male. Sins. Sins. Distruggere. Mi sa che metto un'altra lei. Io un'altra di quella che mi evoca Rossini. Guarda che qua dovrei iniziare un po' a menà perché lui me ne fa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guarda che fa male sto stronzo, eh. Fa male. L'infame. Ma ti picca in faccia adesso, allora. Che cazzo? Chi è più cattivo, cazzo? Albatros, a me. Ma perché? Ma ancora? Un verso di un Murloc? Ah, non è stato riscattato un verso di un Murloc. Fatto. E lui è morto al momento, Capito, troiettino, sei morto, devi tradare. Troiettino, se mi stai sentendo, non so come tu ti chiami su Twitch, ma sei morto, man. Beh, questa ne vale la pena, comunque. C'è una giocata fe... Ok. Cosa faccio? Invece, cambio idea nel mentre. Altri due versi di Murloc, attenzione. Black Mamba, tre versi di Murloc, arco Diaz. Allora, facciamo così. Facciamo così, raga, vi converto. Tre versi di Murloc in un verso dell'Albatros. Se volete, se no ve ne faccio 3 di Murloc. 4 di Murloc. Faccio scegliere a voi, chat. Faccio scegliere alla chat. Ah, questo va qui. Questo va qua. Questo uccide lui perché l'alba non si tocca. Perché altro, sono un uomo di parola. Se adesso non mi resti 3 alba, questo non mi incazzo. Fanno due dell'albatros. Ma questa non è una. Qua non si commercia. Con Polly non si contratta. Pesca un albatros, amico mio. Tanto quello puoi pescare. Non si contratta con Polly. Io faccio prendere o lasciare. 4, ne ho pagato io. Allora faccio 4 versi di Murloc. E l'ultimo è un verso di un albatros. A posto. Albatros tier 1. Aspetta. Questo video sarà sicuramente su YouTube. Nel frattempo c'è un altro verso di Murloc. Io sono un uomo di parola. Avevo detto una cosa e io ho mantenuto ogni volta le mie promesse. Ogni giorno, ogni secondo ho mantenuto le mie promesse. Quindi disincanto questa merda e fine. No. Invece proprio no. Perché? Facciamo che Polly ha craftato 2 volte Milhouse, quindi craftiamo 2 volte lo stronzo.